Mario e Silla tra guerre estere e scontro civile. La volta scorsa, insomma, abbiamo visto il primo omicidio politico, che è stato quello di Tiberio Gracco, seguito 10 anni dopo dall'omicidio anche, o meglio, dal suicidio in realtà, di Caio Gracco, nel senso che Caio Gracco, vi ricordate, si è suicidato prima di essere raggiunto, insomma, dall'esercito dei senatori. Pensate che gli storici anglosassoni chiamano quegli scontri interni che portarono poi alla morte di Tiberio e di Caio Gracco come una prima guerra civile e dicono che quella tra Mario e Silla è la seconda guerra civile. Noi in genere diciamo che quella tra Mario e Silla è la prima guerra civile. Qui lo chiamiamo semplicemente uno scontro civile. Cosa vuol dire? Uno scontro tra cives, uno scontro tra cittadini. Nel senso che le lotte politiche a Roma, andando avanti con gli anni, in questi decenni, diventano sempre più cruente, quindi sanguinose, e quindi appunto sfociano in vere e proprie guerre. Ci sono le guerre estere, quindi le guerre contro altre popolazioni, ma a quanto pare anche all'interno della città ci sono gravissimi contrasti, molto duri, molto violenti anche. Bene, allora. Vediamo che cosa succede. Dopo la morte di Caio Gracco, succede una cosa molto importante, nel senso che i Romani avevano come alleati i Numidi. I Numidi avevano aiutato i Romani con Massinissa già nel corso delle guerre puniche, la seconda e anche la terza guerra punica. Ricordate che i cartaginesi erano stati attaccati dai Romani nella terza guerra punica proprio perché avevano cercato di assalire i Numidi. Bene. Ora, questo tale Massinissa era morto e anche suo figlio, insomma, era morto. Suo figlio aveva a sua volta due figli. Questo re della Numidia, quando muore nel 118 a.C., lascia il suo territorio diviso fra i due figli, Iemsal e Aderbale, e il nipote Giugurta. Questo nipote, tra l'altro, è anche adottato da lui, ecco. Questo re della Numidia aveva adottato Giugurta, che era stato tra l'altro anche un condottiero che aveva aiutato i Romani a combattere contro Numanzia. Ricordate 133 Numanzia, la distruzione di Numanzia nel territorio dei Celti Iberi? Bene. Ora, muore questo re e lascia il territorio diviso, spartito in tre. Solo che questo Giugurta. State attenti, basta. Questo Giugurta è molto ambizioso, quindi non si accontenta di quella terza parte del regno, vuole tutto quanto per sé e quindi fa fuori uno dei suoi fratellastri, chiamiamoli così, o cugini se volete, che è appunto Iemsale, e combatte contro l'altro per impossessarsi praticamente di tutto quanto il territorio. Per far questo arriva poi all'assedio della città di Cirta, dove si trovava questo tale Aderbale. E a Cirta, tra l'altro, si trovavano anche molti mercanti romani. Ecco, Giugurta assedia questa città, tra l'altro Aderbale chiede aiuto a Roma, no? Proprio perché si sente così assediato da Giugurta. Non arrivano in tempo i romani, Giugurta entra dentro la città, distrugge tutto quanto, ammazza tantissime persone, tutti quelli che si trovavano nella città, compresi anche i mercanti romani. A questo punto Roma non può più essere indifferente. Roma deve intervenire per placare, per togliere il potere a questo tale Giugurta che si era reso artefice di queste azioni così crudeli, così violente e che costituiva ormai una minaccia ai confini dello Stato romano, vicino appunto alla provincia dell'Africa. Ricordate che è praticamente la provincia di Cartagine. E allora che cosa fanno? Portano lì dei contingenti, delle truppe guidate appunto da senatori, quindi dai vari, in genere magistrati romani che guidavano le truppe, potevano essere consoli, potevano essere altri magistrati, pretori, eccetera. Solo che questi tali si lasciano corrompere da Giugurta, nel senso che questo tale Giugurta riesce a corrompere magari anche con del denaro, no? E quindi la guerra contro questo Giugurta prosegue in modo un po' altalenante e senza quei risultati, insomma, che
che dovevano esserci. Ora, questo avviene nei primi anni della guerra contro Giugurta, quindi scoppia nel 112 la guerra contro Giugurta, nel 107 a.C. sono passati 5 anni e ancora la situazione è stagnante e non si riesce assolutamente a sconfiggere questo tale Giugurta. Allora un tribuno della plebe a Roma dice, fa questa proposta: nominiamo console Gaio Mario. I senatori sono contrari, perché Gaio Mario fa parte di una famiglia che non ha mai avuto nessun tipo di potere, insomma, nella Roma degli ultimi secoli. È un homo novus, venivano chiamati così, homines novi, uomini nuovi, nel senso che la loro famiglia era una famiglia ininfluente, che non era per niente potente a Roma. Quindi erano visti, alcuni gli arricchiti erano, diciamo, plebei. No, beh, plebei arricchiti potevano entrare anche loro a far parte della nobilitas. Invece l'homo novus è uno che magari fa parte degli equites, infatti era dagli equites Gaio Mario, e la cui famiglia non rientrava dentro il ristretto cerchio delle famiglie al potere allora a Roma. E quindi i senatori sono molto sospettosi nei suoi confronti. Però Gaio Mario è un grande comandante, un grande generale, e quindi alla fine viene eletto console. Ed effettivamente lui riesce a fare tutto quello che in quei 5 anni precedenti non erano riusciti a fare, insomma, i senatori e gli altri magistrati romani che erano andati lì nella Numidia. Ecco, di estrazione equestre, infatti, pur senza percorrere il cursus honorum, nel senso che generalmente chi arrivava a fare il console prima doveva essere stato eletto e aver ricoperto altre cariche. Il cursus honorum era la carriera che portava una persona poi effettivamente ad avere questo incarico di console. Ma la situazione era talmente difficile che furono costretti proprio anche i senatori, pur non volendo, insomma, ad accettare questo nuovo console, che effettivamente si rivelò molto capace di guidare l'esercito. Anzi, propose anche di riformare l'esercito. Infatti voleva che facessero parte dell'esercito anche i nullatenenti. Ne abbiamo già parlato anche la volta scorsa. I nullatenenti non potevano far parte dell'esercito perché non potevano permettersi un'armatura. Gaio Mario dice no, dobbiamo aprire le porte dell'esercito anche a loro, gliela forniamo noi l'armatura. Con l'andare del tempo, infatti, l'esercito romano diventò sempre più costoso anche proprio per questi motivi. All'inizio facevano tutto da solo i cittadini, adesso invece, no, con la riforma dell'esercito, il servizio militare è volontario e quindi questa gente, magari che era di classi sociali molto umili, cercava di riscattarsi, quindi di acquisire una posizione sociale, fare un salto di classe, proprio entrando a far parte dell'esercito. Ora cosa succedeva? Succedeva che fra questi soldati e il generale, il comandante, si istituiva un legame, un rapporto molto profondo, perché per esempio il generale li rendeva sempre più ricchi anche, no? E quindi li guidava nelle varie campagne militari, loro magari col bottino o magari addirittura con le distribuzioni di terre ai veterani, potevano arricchirsi e potevano effettivamente effettuare quel salto sociale che ancora non avevano fatto in precedenza. Però questo legava molto, diciamo, i soldati al proprio generale, tant'è vero che fino adesso l'esercito romano era l'esercito della Respubblica in generale e faceva quelli che erano gli interessi del Senato. Adesso invece, collegandosi così strettamente al proprio generale, in un certo senso, come vedremo, si creeranno tanti eserciti. L'esercito di quel generale e l'esercito di un altro generale, capite? Ecco perché ci saranno le guerre civili anche a Roma. Quindi la riforma dell'esercito sicuramente rende più forte l'esercito romano, quindi coglie il suo intento, insomma, Mario, con questa riforma dell'esercito, ma nello stesso tempo crea i presupposti per quelle che saranno le guerre civili, no? In cui ogni esercito, ogni legione, tutti i soldati seguiranno il loro generale, anche se questo generale combatte contro altri generali romani, e ci saranno appunto questi scontri civili, queste vere e proprie guerre civili. Riesce quindi a sconfiggere Giugurta, Mario, ma i problemi non sono terminati. Ad esempio, ci sono delle popolazioni germaniche
le popolazioni dei Cimbri e dei Teutoni che minacciano in particolar modo alcuni possedimenti romani in Spagna e in Gallia, nel senso che una parte della Gallia, la Gallia Narbonense, l'attuale Provenza, era in mano già nelle mani dei romani, no? La provincia della Gallia Narbonense. E lì soprattutto si concentrano questi Cimbri Teutoni. Bisogna andare contro di loro. Teutoni, germanici, no? Infatti ancora oggi si dice teutonico, no? È una specie di sinonimo di germanico. Bisognava andare contro di loro a sconfiggerli. E anche in questo caso fu mandato Mario, no? A guidare l'esercito romano contro Cimbri e Teutoni. Mario riuscì a sconfiggerli sia ad Acque Sextie che l'odierna Aix-en-Provence, e sia in Italia addirittura, in Campi Raudi, nei pressi di Vercelli, perché queste popolazioni erano penetrate anche nella Gallia Cisalpina, quindi nella Gallia al di qua delle Alpi, quindi praticamente nell'Italia settentrionale. Sono sconfitti questi Cimbri e Teutoni, per il momento quindi la minaccia dei Germani viene allontanata. Tenete presente che con l'andare del tempo, insomma, i Germani diventeranno sempre più pericolosi per i Romani, fino al punto in cui i Germani invaderanno l'impero romano. Questo però accadrà secoli e secoli dopo. Questa è comunque la prima lotta, la prima guerra fra l'esercito romano e i germani. Bene, ora proprio in questo periodo però, quando lui ritorna dopo queste campagne militari a Roma, si era fatto eleggere console per parecchi anni, ma poi si era momentaneamente ritirato dalla vita politica. C'è anche un tribuno della plebe, un certo Lucio Apuleio Saturnino, che con l'appoggio del console fu eletto tribuno della plebe, appunto, e nel 100 a.C. propose una legge che assegnava ampie terre delle province ai militari. Con questo Lucio Saturnino si ebbero gravi contrasti perché il Senato non era d'accordo con le sue proposte. Non voleva, per esempio, che le terre fossero concesse ai veterani. E quindi ci fu una vera e propria lotta interna, una rivolta, insomma. Mario allora guidava l'esercito e quindi doveva essere agli ordini del Senato, capite? Quindi doveva andare contro la sua stessa fazione, contro Lucio Saturnino, che era tribuno della plebe, contro gli interessi dei popolari. Infatti Mario faceva parte della fazione dei popolari. Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo spiegato che c'erano gli optimates e i populares? E quindi che cosa fa? Reprime la rivolta perché è costretto a farlo, è la rivolta in cui trova la morte anche Saturnino, e quindi decide poi di ritirarsi dalla politica. In questo periodo, come dire, gli italici si lamentavano moltissimo perché non avevano alcun diritto politico. Vi ricordate che già Caio Gracco aveva proposto l'allargamento della cittadinanza romana anche agli italici? Proprio per questo motivo poi era stato sconfitto, nel senso che addirittura anche la plebe, i proletari romani, si erano messi contro di lui. Ebbene, quello che invece propone la cittadinanza agli italici è Livio Druso. Che cosa succede? Che anche la proposta di Livio Druso non viene accolta dal Senato, Druso viene ucciso e a questo punto scoppia la guerra sociale, che vuol dire la guerra dei soci, la guerra degli alleati, la guerra degli italici, che prima hanno visto che la proposta di allargamento della cittadinanza di Caio Gracco era stata repressa nel sangue. Poi hanno visto che la stessa cosa era accaduta anche a Livio Druso, si ribellano e pensate che addirittura il nome di Italia deriva da questa ribellione. Cioè, nel corso di questa ribellione c'erano tantissime popolazioni, Marsi, Sanniti, eccetera, che avevano creato una vera e propria confederazione. Una delle popolazioni che faceva parte di questa confederazione si chiamava la popolazione degli Itali. Cioè degli italici, eccetera, era una popolazione della Calabria. Infatti, diciamo che il termine di Italia deriva dalla Calabria, da questa popolazione, questa tribù, insomma, che si trovava nella Calabria. Quindi si assume questo nome di confederazione degli italici. Addirittura coniano una moneta, questi italici. Si rendono indipendenti da Roma. Sicuramente, però, il Senato vede questa proposta, insomma, di questa
questo tentativo da parte dei soci di rendersi indipendenti come qualcosa da reprimere duramente. E quindi ci fu una guerra molto cruenta che durò dal 91 all'88 avanti Cristo. Parte questa ribellione dall'Italia centro-meridionale, poi vede la costituzione di un vero e proprio Stato federale italico con a capo Sanniti, Marsi e capitale Corfinio, ribattezzata Italica, nell'attuale provincia dell'Aquila. Una guerra difficile, una guerra cruenta, anche perché questi Sanniti, l'abbiamo già visto anche l'anno scorso nelle guerre sannitiche, erano molto determinati, molto decisi, no? Sta di fatto comunque che alla fine di questa guerra, il Senato, dal momento che stava scoppiando un'altra guerra nei confini orientali della Repubblica Romana, il Senato decide di concedere la cittadinanza a quelli quantomeno che si arrendono a Roma. In un primo tempo concede la cittadinanza a tutti gli italici moderati, a quelli che si arrendono a Roma, che riconoscono comunque di essere sotto il potere di Roma, no? Poi piano piano, di fatto, la cittadinanza italiana verrà estesa a tutti quanti gli italici, in una maniera un po' graduale, diciamo. Però sta di fatto che poi tutti quelli che si trovano a sud del Po e a sud del Rubicone anche, no? Diventeranno cittadini romani. Il territorio, volevo dire, della cittadinanza romana arrivava fino al Po, addirittura. Ma stavo dicendo che in Oriente stava scoppiando una nuova guerra, la guerra contro Mitridate. Mitridate era del Ponto, quindi una regione dell'Asia Minore, praticamente dell'attuale Turchia. Ora, questo tale Mitridate non poteva sopportare l'ingerenza dei romani nella regione. Erano sempre più presenti i romani nella zona. Riesce a convincere anche altre popolazioni vicine che è il caso di frenare l'imperialismo romano. Si mette a capo di una rivolta antiromana nei territori della Grecia. Ora, nell'88 avanti Cristo, i romani decidono, quando praticamente termina la guerra sociale, in quello stesso anno, siccome ci sono 80.000 mercanti italici e romani che vengono trucidati, sterminati da questo tale Mitridate, i romani decidono di mandare lì un esercito. Qui tra l'altro c'è un problema, no? A chi affidare il comando dell'esercito? Nel senso che era ancora presente Caio Mario, ma era diventato sempre più, si era segnalato sempre di più Lucio Cornelio Silla. Oltretutto Lucio Cornelio Silla era del partito degli Optimates, era di una famiglia aristocratica insomma, tra l'altro della stessa famiglia, insomma, dei Gracchi, la gens Cornelia, no? Quindi una famiglia di grande tradizione. E quindi il Senato decide di affidare a lui il comando dell'esercito invece che a Caio Mario. E quindi Silla prende il comando dell'esercito, ma questo costituisce già praticamente l'inizio di una guerra civile a Roma tra Mario e Silla. La nomina di Silla rappresenta l'ala più intransigente, cioè quella degli optimates, dei senatori più intransigenti, più radicali, insomma. Sicuramente trova l'opposizione dei populares, dei cavalieri, dei popolari, eccetera. E anzi, loro cercano in tutti i modi di far revocare il comando a Silla. Avete fatto male a dare il comando a Silla, dovete darlo a Mario, no? Vi dicevo che, venuto a conoscenza della situazione, Silla, che si trovava a Nola, era già partito praticamente con l'esercito romano e si trova a Nola, quindi nell'Italia meridionale, pronto a salpare con il suo esercito per andare a combattere contro Mitridate. Ma quando sa che gli Equites e i popolari vogliono che gli sia revocato il comando, che gli sia revocato il potere, decide di tornare indietro, decide di tornare a Roma e di utilizzare il suo esercito per ribadire il suo potere contro gli avversari politici. Questo è l'atto di inizio della guerra civile, tra Mario e Silla.
Quindi nell'87 è entrato in città, costringe Mario alla fuga. Mario deve andarsene addirittura in Africa. E i sostenitori di Mario, quindi dei Populares, sono addirittura perseguitati. Dopodiché, dopo che ha sistemato le cose, quindi dopo che praticamente ha sconfitto i nemici interni, quindi a Roma, i Populares, eccetera, allora riprende la strada dell'Oriente, quindi si volge verso Oriente, verso il Ponto, verso Mitridate. Alla fine sconfigge Mitridate, ma non lo uccide, insomma, no? C'è un trattato, insomma, sicuramente molto oneroso, insomma, per il re del Ponto, ma rimane comunque indipendente questo Ponto e Mitridate potrà continuare anche a contrastare, insomma, lo Stato romano, tant'è vero che poi ci saranno altre guerre, insomma, contro di lui. Nel frattempo, però, che cosa era successo? Che quando Silla era lontano, erano ritornati comunque i Populares, i popolari, a farsi sentire, no? Quindi a riprendere nuovamente la maggioranza del consenso a Roma. Tra l'altro, che cosa era successo? Era successo che era morto nell'86 avanti Cristo, mentre Silla era in Oriente, era morto Mario. Si trovò un nuovo comandante, insomma, un nuovo capo del partito dei Populares. Questo capo però si rivelò molto meno efficace, molto meno capace rispetto a Mario. E allora, quando Silla ritornò a Roma, siamo nell'83 avanti Cristo, lui sbarca a Brindisi, dopo aver siglato un accordo con due giovani generali, che sono Pompeo e Crasso, che saranno due personaggi che incontreremo nel seguito della storia. Ricordate che anche Silla all'inizio era agli ordini di Mario, no? Non ne abbiamo parlato poi di questo. Quando c'era la guerra contro Giugurta, Silla era un giovane ufficiale agli ordini, sotto gli ordini di Mario. Allo stesso modo, vediamo qui che Pompeo e Crasso sono due giovani generali per il momento sotto la guida di Silla. Quindi, forte delle ricchezze conquistate in Oriente, forte di tutto quanto l'esercito che l'aveva seguito in questa campagna militare di anni e anni, Silla entra all'interno della città di Roma attraverso la Porta Collina. Abbiamo qui infatti una battaglia che è tra le più sanguinose e cruente tra le battaglie delle guerre civili romane. Entra dentro la città di Roma e sconfigge i Populares nella battaglia di Porta Collina dell'82 avanti Cristo. Allora, stavo dicendo che ormai con l'82 avanti Cristo Silla è padrone assoluto nella politica romana e si va a nominare dictator. Nel senso che il dictator era una magistratura straordinaria. Vi ricorderete che l'anno scorso avete studiato fra le varie magistrature romane, c'era quella del dittatore. Per i romani si trattava di uno che prendeva il potere per un periodo limitato, determinato, massimo 6 mesi, no? Perché c'era un bisogno, una contingenza, magari c'erano dei nemici molto minacciosi contro lo Stato romano, no? E quindi c'era bisogno, ad esempio, di accentrare l'esercito nelle mani di un solo generale. Ecco perché veniva nominato il dittatore. Addirittura Silla si fa nominare dittatore in modo perpetuo, no? A vita, dittatore a tempo indeterminato, e fa delle leggi molto dure, molto restrittive, e poi fa anche una lista di proscrizione, una specie di lista nera, no? In cui elenca tutti quelli che sono i suoi avversari politici, che possono essere uccisi quando una persona li incontra per strada, semplicemente, i loro beni possono essere confiscati, e quindi qua ci sono delle persone che si arricchiscono in questo periodo proprio a causa di questa situazione che si è venuta a creare all'interno della città. Quindi il potere passa stabilmente nelle mani dei veterani di Silla, a cui vengono assegnate le terre degli italici favorevoli a Mario. Infine, per impedire ai popolari di reintrodursi nelle istituzioni, Silla promulga una serie di leggi di stampo reazionario. Vengono anche chiamate le Lex Cornelia, cioè le leggi di Cornelio, no? Le leggi appunto di Lucio Cornelio Silla. Quali sono le leggi di Silla? 1.
Il Senato, il potere del Senato deve essere ampliato, anche il numero dei senatori deve essere ampliato, moltiplicato, fino ad arrivare a 600 membri. Ovviamente nel Senato vengono inseriti i fedeli di Silla, quindi tutti gli optimates, tutti quelli che sono d'accordo con lui, con la politica quindi conservatrice e aristocratica. Poi, il controllo dei tribunali. Abbiamo visto che con Caio Mario si erano insinuati nei tribunali anche gli equites, anche i cavalieri. Adesso invece tutti i tribunali, anche quelli per i reati di corruzione, devono essere nelle mani dei senatori, no? E viene anche attribuito il diritto di veto sulle proposte di legge presentate dai comizi. Quindi mentre con i Gracchi, ad esempio, c'era la proposta di dare ulteriore peso alle decisioni della plebe, del popolo, invece Silla vuole togliere qualsiasi tipo di potere al popolo, quindi le decisioni dei comizi devono passare dai senatori, che possono anche bloccare queste decisioni, c'è il diritto di veto dei senatori. Poi, dopo aver ristabilito il cursus honorum, quindi tutti quelli che devono per esempio, essere eletti consoli, devono prima passare attraverso tutta una serie di magistrature, deve esserci una carriera ben precisa, no? Quindi ribadisce questo cursus honorum, altrimenti succede come è successo con Mario, no? Che è stato eletto più e più volte console senza che prima fosse stato, non so, pretore, piuttosto che aver ricoperto le varie magistrature che uno doveva ricoprire prima di diventare console. Fu innalzato il limite d'età per l'accesso alle magistrature, quindi non puoi essere nominato pretore prima di una certa età, non puoi essere nominato console prima di un'altra età. Fu vietato di ricoprire una stessa carica prima che fossero passati 10 anni, così da evitare fulminee e pericolose carriere politiche. Che non succedesse più che ci fossero appunto dei generali come Mario, ma come era stato lui stesso, adesso diremo, uno stesso Silla, che non ci fossero più consoli che fossero rieletti un anno dopo l'altro, no? Bisognava passare, Va contro di lui. Va contro di lui perché lui stesso ha ottenuto il potere con lo straordinario legame che aveva con i suoi soldati, no? Lui stesso è andato contro, di fatto, nella sua vita, nella sua esperienza, Silla ha fatto delle cose che sono esattamente il contrario di quelle che lui adesso vorrebbe imporre agli altri. Pertanto le sue leggi sono destinate ad essere lettera morta, perché lui stesso le ha contraddette. Ma adesso andiamo ad elencarle con attenzione, le leges Cornelie, no? Cosa dice? Dice ancora, per scongiurare colpi di Stato fu separato il potere politico da quello militare. Ecco, dal momento che c'era il personalismo, cioè lo strapotere dei generali, dei comandanti, dopo la riforma dell'esercito di Mario, lui dice che bisognava distinguere il potere politico da quello militare, e cioè teoricamente il comandante doveva avere un potere solamente militare e quindi doveva sottostare al Senato, così come avveniva tradizionalmente a Roma. Poi fu esteso il territorio sacro del Pomerium. Allora, lui stesso era rientrato a Roma con l'esercito, una prima volta, ricordate, quando era partito da Nola, insomma, dove stava per partire da Nola nell'88 avanti Cristo. Una seconda volta aveva sconfitto i suoi avversari politici nella Porta Collina. Allora, attenzione, il Pomerium, che cos'è il Pomerium? È il quadrato sacro, per esempio, Remo aveva varcato il Pomerium e per questo motivo era stato ammazzato da suo fratello Romolo. Pertanto a Roma non si poteva assolutamente entrare in armi con un esercito. Lui allarga questo territorio, dice che per esempio appunto il Rubicone, no? Questa cosa la spiegheremo la volta prossima quando spiegheremo Cesare, cioè non si poteva varcare il Rubicone, che era un fiume vicino a Rimini, con un esercito in armi. C'era un territorio vastissimo ormai, che corrisponde a tutta quanta l'Italia peninsulare, quindi diciamo dallo stretto di Messina fino appunto, dicevamo, all'Emilia Romagna, che è un territorio nel quale non si può essere con un esercito in armi, perché non,
Non ci devono più essere guerre civili, sino all'Arno e al Rubicone, all'Arno in Toscana e al Rubicone in Toscana, fino a comprendervi quasi tutta l'area della cittadinanza romana. Abbiamo detto che ormai c'erano cittadini romani anche fino al Po, vi ricordate la cosa che abbiamo detto prima? Però ecco, almeno fino all'Arno, al Rubicone, c'era questo pomerium, quindi questa zona sacra, il pomerium era una zona sacra, nella quale non si poteva entrare con un esercito in armi. Infine furono considerevolmente limitati i poteri dei tribuni della plebe, visto che c'erano stati questi tribuni della plebe nel periodo precedente, quindi i due Gracchi, poi Lucio Apuleio Saturnino, Marco Livio Druso, che avevano fatto tutte queste proposte e avevano, a parer suo, sconvolto quella che era la Repubblica, lo Stato romano, beh, bisognava limitare il loro potere. Quindi bisognava esame obbligatorio di tutte quante le loro proposte di legge, prima che le proposte di legge dei tribuni della plebe fossero votate dal Senato. Poi ancora, erano privati di qualsiasi diritto di riunione del popolo e di pronunciarsi nelle assemblee. Fu proibito infine ai tribuni della plebe di accedere a qualsiasi altra magistratura. Ah, volete fare i tribuni della plebe? Bene, allora no, poi non potete fare né consoli, né pretori e nessun'altra magistratura. Queste erano le leggi Cornelie, chiamiamole così, le leggi di stampo reazionario di Cornelio Silla. Il potere ormai saldamente nelle mani del Senato. Silla teoricamente dittatore a vita, però poi che cosa succede? Succede che nel 79 abdica, cioè decide di ritirarsi a vita privata, di lasciare il potere, e in quello stesso anno morirà. L'anno successivo al massimo, morirà nella villa di Cuma in Campania. Ma attenzione, tutte le cose che lui ha proposto, queste leggi così rigide, così severe, contraddicono a quello che ormai è il clima politico di Roma, contraddicono quello che lui stesso aveva fatto, capite? Il motivo per cui di fatto rimarranno lettera morta, e nel periodo seguente non solo saranno limitate saranno limitati i poteri dei comandanti e dei generali, ma aumenteranno ancora di più questi poteri, no? Vedremo che ci saranno altre lotte civili, in particolar modo tra Pompeo e Cesare. Quindi, avete delle domande? Le leggi erano giuste, però che lui, però lui stesso le deve... Attenzione, le leggi non erano giuste perché erano di stampo reazionario, perché lui voleva fare gli interessi del Senato, perché era degli optimates e quindi non aveva capito che ormai il Senato, come tutti gli optimates, non aveva capito che ormai il Senato non era più capace di governare uno Stato come era ormai lo Stato romano a quell'epoca. Quindi non erano tanto giuste le leggi, erano anzi un'utopia, l'utopia di voler ritornare ai tempi in cui il Senato aveva uno strapotere eccezionale a Roma, ma il Senato aveva dimostrato già nel periodo precedente che non era capace di governare la situazione. Abbiamo visto anche contro Giugurta, ma in tantissime altre situazioni i senatori tendevano ad arricchirsi solamente. Non è che fossero così tanto giuste queste leggi, non so se mi sono spiegato bene. Sì, inizialmente Silla era un console e quindi comandante, generale, eccetera, adesso diventa dittatore. Dittatore vuol dire che non c'è altro console. Quando ci sono i consoli sono in due, mentre dittatore è lui da solo, no? Poi dice, vabbè, poi mi ritiro, così voglio restare, voglio lasciare le cose così come stanno. Ma intanto ha fatto capire che è ancora possibile come il potere è accentrato in una persona. L'ha dimostrato con i suoi stessi atti, ad esempio quello di farsi nominare dittatore a vita, ha dimostrato che questa restaurazione del Senato non è possibile ormai. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.